Un caro saluto a tutti i telespettatori di Telegolfo, siamo alla 14ª giornata del campionato C2 di calcio 5 Laziale Girone C. Oggi alla struttura di Via Cassio l'Heracles ospita il Real Fondi. L'Heracles è terzo a quota 23 punti insieme a Technology, Aprilia e Sport Country Club. Il Real Fondi invece è undicesimo nella zona playout a quota 9 punti. È una sfida importante quindi per entrambe, l'Heracles deve rimanere attaccata alla zona playoff mentre il Fondi deve provare ad uscire dalla zona rossa. Chi vi parla è Francesco Di Luno, un ringraziamento va a Giuseppe Capuano per la cura delle riprese. Andiamo a leggere le formazioni. Heracles 12 Petronzio, 25 João Pompeu, 27 Forte, 2 Valerio, 3 Valente, 5 Zottola, 6 Riso, 10 Faria, 19 Diana, 21 Sai, allena Andrea Cardillo. Per il Real Fondi 99 Perria, 4 Anto Giovanni, 5 Iosif, 7 Passanante, 10 Cepa Olsi, 11 Curcio, 13 Fiore, 16 Culi, 19 Cepa Axelo, 23 Bozzetto, allena il dirigente accompagnatore Vaccaro Simone, arbitra il signor Denise Colella da Frosinone. Le squadre si salutano, si preparano a sistemarsi in campo. Il Fondi con un completo nero, l'Heracles con un completo bianco-azzurro. Il signor Colella controlla le reti della porta alla destra dei vostri teleschermi, intanto si sistemano in campo i primi titolari per l'Heracles con João Pompeu a porta, Riso, Zottola, Faria e Valerio, capitano. L'Heracles attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi, mentre da sinistra a destra attaccherà il Fondi con Perria tra i pali. Curcio, Anto Giovanni, Passanante e Culi. Siamo quasi pronti, il primo possesso sarà dell'Heracles con Zottola e Faria sul punto di battuta. E fischia all'inizio di questo primo tempo il signor Colella, il primo possesso come detto è dell'Heracles. Subito Riso a lanciare Paolo Faria che non riesce a controllare questo pallone, allora sarà rimessa dal fondo per il Fondi. Andremo mano a mano con il passare dei minuti a raccontare di questo primo girone d'andata di entrambe le squadre con l'Heracles che si trova in una buona situazione per quanto riguarda la prospettiva playoff, mentre il Fondi che è in una situazione piuttosto complicata con soli 9 punti. Tanto Faria tenta il mancino murato dal capitano Anto Giovanni. Allora Curcio prova a gestire questo pallone, però lo perde malamente Culi e allora andrà Francesco Valerio a giocare questo pallone con Daniele Riso. Come dicevo, il Fondi a quota 9 punti. Peggio del Fondi, undicesimo, c'è solo il Flora 92 a 6 punti, il Terracina a 5 e il Sora a 4, quindi deve distaccarsi da questa posizione. Intanto tenta di destro con la punta Daniele Riso, pallone che termina sul fondo. Allora, sarà questa un'occasione importante per l'Heracles di rimanere attaccato alla zona alta di classifica, non può permettersi di rallentare dopo che settimana scorsa ha vinto sempre qui in casa con l'Arena Cicerone nel derby abbastanza sentito, una vittoria per 7-4, una partita possiamo dire dominata. Il Fondi invece viene da un pareggio, possiamo dire positivo, in casa del Latina 2017, che anch'essa si gioca le prime posizioni playoff, infatti è a quota 22 punti, quindi un buon pareggio. Intanto non riesce a controllare Riso questo pallone offerto da Zottola, sarebbe potuto andare uno contro uno con Perria, Daniele Riso, Anto Giovanni, Culi. Si alza il pallone, lo scarica poi per Anto Giovanni che prova a spazzare, Zottola mette tranquillamente in fallo laterale.
Come dicevo nella fase iniziale di telecronaca, ci sono molte squadre appollaiate lì a 23 punti e quindi che si giocano il secondo posto per i playoff, secondo ed ultimo posto per i playoff, perché ricordiamo che in questo momento in classifica è primo il Nettuno con 36 punti, che dopo mesi di supremazia del Frosinone è riuscito a scavalcarlo. Tanto ha provato al volo Valerio, ma è stato murato da Culi che riparte, va da Curcio, chiude benissimo Daniele Riso, il pallone non esce, allora continua a giocare Curcio, il destro murato da Valerio che mette in fallo laterale, rimane per terra Curcio, non è fallo però. Dicevo, tante le squadre vicino al secondo posto playoff, cioè il Frosinone in questo momento secondo a 35 punti, quindi difficilmente raggiungibile. Quindi il terzo posto, quello più importante, tenta la conclusione Culi. Anto Giovanni, ancora Culi prova a calciare, recupera Riso, perde di nuovo il pallone, Culi va alla conclusione, Joao Pompeu ci mette le mani, ci ha provato Curcio. Allora, grande occasione per il Fondi di andare in vantaggio qui sul campo dell'Heracles. Una doppia occasione, prima il tiro di Culi, poi quello di Curcio, ma è stato attento Pompeu a tenere inviolata la porta. Qui torniamo al discorso playoff, ci sono a quota 23 punti addirittura 4 squadre, Technology, Aprilia, Sport Country Club ed Heracles, che in questo momento per differenza reti è quella messa peggio, e poi ci sono due squadre a 22 punti, Lido il Pirata Sperlonga e Latina 2017, con un occhio attento anche per quanto riguarda il Buenaonda che ha 19 punti, quindi anche essa può rientrare nella corsa playoff. Tante squadre quindi che possono andarsi a giocare il terzo posto. Faria intanto lo scambio con Zottola, rientra, la giocata per Valerio, ci mette il piede passanante, offre la ripartenza, però il pallone torna a Pompeu che gestisce con Riso e quindi tornano i ragazzi di Mister Cardillo a creare trama di gioco. Dicevo anche del Frosinone che per mesi ha primeggiato in maniera incontrastata in questo girone con sole vittorie, poi due pareggi consecutivi che hanno fatto sì che il Nettuno potesse scavalcare appunto la squadra ciociara, perché anche il Nettuno, tanto Zottola, Faria ci mette la mano per Ria che devia sul palo, grandissima occasione per Paolo Faria con lo scambio con Zottola, ma ci ha messo tutto il suo impegno per Ria per mantenere inviolata la porta, infatti con un'ottima deviazione sul palo è riuscito a salvare la sua squadra e quindi si rimane bloccati sullo 0-0 quando siamo entrati nel sesto minuto del primo tempo. Valerio, Riso, protegge il pallone, scarica ancora bene per Capitan Valerio, si accentra Valerio, ancora Faria, prova lo scambio ancora con Valerio, bene, subisce fallo Francesco Valerio, allora ci sarà una punizione dal limite dell'area, lì può andare Daniele Riso, lo conosciamo bene, lui con il piazzato, Francesco Valerio con il tiro di potenza. Infatti sono proprio i due sul pallone, vediamo chi andrà, se il 2 o il 6. Passanante Curcio in barriera, Culi sul palo per rimettere la barriera, parte Valerio ed è il gol, passa proprio tra Perria e la barriera, messa male, e allora vantaggio Heracles a 7-20, il gol di Francesco Valerio, vantaggio Heracles, è importante
per i ragazzi di Mister Cardillo subito mettere la gara in discesa senza dar modo agli ospiti di poter restare in gara. E ci prova subito Passanante, pallone che finisce a fil di palo sul fondo. Riso la riparte subito ancora l'Heracles con il possesso. Riso, bene il pallone di Faria, ci mette ancora le mani per Riazzottola, palo, e poi il pallone finisce in rete e 2-0. Subito raddoppia l'Heracles, l'abbiamo detto, gara da mettere subito in discesa. E allora Zottola non ci pensa due volte dopo il tiro di Riso, il tapin e il pallone che dà un bacino al palo e poi entra. E allora saluta la tribuna Zottola festeggiando, è 2-0, si scalda anche Luigi Diana, si deve ribattere intanto, dice il signor Colella. Ottimo avvio allora dell'Heracles dopo un timido attacco da parte del Fondi con Pompeo, che è riuscito a chiudere bene lo specchio della porta. Allora l'Heracles subito è andato a dimostrare la sua supremazia. Allora ancora Faria ed è il 3-0 subito, e festeggia con i muscoli mostrati dalla telecamera Paolo Faria. 3-0 quando non sono passati ancora 10 minuti. E allora ancora il Fondi a battere il pallone da centrocampo, perché ne ha presi 3 in 9 minuti. Prova intanto la giocata al volo Cepa Olsi, grande occasione davanti a Pompeo, poteva accorciare le distanze, invece il pallone è andato poco alto sopra la traversa. Allora dicevamo, ottimo avvio davvero dell'Heracles, si perde questo pallone Faria, ancora Cepa Olsi, ancora lui, prova subito, pallone invece termina ancora sul fondo. Ma questo ragazzo con la maglia numero 10 si è reso subito pericoloso con un paio di sprazzi, tra l'altro anche Cepa Anxelo. Zottola, Faria, Valerio, Faria, Zottola, stanno toccando tutti il pallone. Riso tanto si lamenta Curi di aver subito una manata sul viso da parte di Daniele Riso. Zottola, Francesco Valerio, il movimento di Riso va a lungo da Faria, invece non riesce a stoppare questo pallone il numero 10. Allora Faria con questa rete è arrivato a quota 16 gol in campionato, invece Valerio è passato in doppia cifra da 9 a 10 reti. Il capitano della squadra formiana, intanto il tiro di Cepanxelo, ci mette ancora la mano Pompeo, allora sarà calcio d'angolo. Cepa Olsi, ancora lui, fortissimo mancino che va di poco fuori. E due Cepa appena entrati hanno creato 4-5 occasioni gol. Prova a cercare un passaggio filtrante per Faria, che per poco non è arrivato. Bella l'idea comunque di Daniele Riso. Siamo arrivati al 12° minuto del primo tempo, siamo sul parziale di 3-0 per l'Heracles, reti di Valerio, Zottola e Faria. Intanto prova Zottola a recuperare questo pallone, commette fallo però su Culi. Giocano subito il pallone, recupera Zottola, il pallone che finisce ancora Cepanxelo,
Trova bene Curcio, va a puntare Daniele Riso, va sul mancino, ma Riso recupera benissimo, poi il pallone finisce sul suo tacco e concede un calcio d'angolo. Allora subito va dentro Curcio, male però, troppo lungo questo cross. E allora possesso Heracles. Faria, Valerio, Riso, Pompeo. Va a lungo da Francesco Valerio, ci mette comodamente la testa a Curcio, gioca il pallone con Cepa Olsi. Culi scambia bene con Cepa Olsi che subisce fallo da parte di Daniele Riso, allora sarà punizione per il Fondi che sta provando a rialzare la testa, sta giocando meglio. L'Heracles si è un po' fermato dopo il 3-0, ma deve continuare a giocare esattamente come i primi 10 minuti. È ovvio che il Fondi si sbilancerà molto di più e quindi è anche vero che l'Heracles dovrà cercare di gestire e sfruttare tutte le ripartenze possibili. Intanto Culi, lo schema, prova ad andare Cepa Olsi dentro per Curcio, ma recupera Risa, allora va a lungo da Faria che non riesce a controllare. Curcio va a puntare Riso, scambia con Culi, scarica male però per Cepa Olsi, recupera Valerio, prova ad andare dentro da Faria, pallone termina sul fondo e allora andrà per Ria a battere la rimessa. Scambio Cepa Olsi, malissimo, recupera Faria, prova ad andare dentro da Valerio e lo stesso Cepa Olsi recupera all'errore commesso. Cepa Olsi ancora, la giocata dentro, Culi. Pallone recuperato da Daniele Riso. Valerio. Va Luigi Diana davanti a Perria. Il sinistro e ci mette il piedone. Perria concede calcio d'angolo. Diana appena entrato, crea scompiglio. Costumato. Diana. Vada Faria, il tacco del 10, il pallone recuperato ma era rimessa laterale secondo Colella. Allora, sarà rimessa laterale Heracles, subito Riso. Diana, ancora Riso. Faria. Tenta il tunnel su Curcio che recupera il pallone, Cepa Olsi prova a centrarsi, male però il dribbling e allora Faria, la giocata di Diana, scarica bene per Daniele Riso, ancora Francesco Valerio. Diana protegge il pallone, lo scarica bene il numero 19, un ottimo lavoro. Riso, Valerio. Calcia e poi Diana sulla linea devia, allora il 4-0 di Luigi Diana. Entrato bene in partita e allora ottimo il suo ingresso. Un gol da dividere con il capitano Francesco Valerio che aveva calciato Perria, non è riuscito a mettere il pallone fuori dallo specchio della porta, stava comunque entrando, ma Diana per sicurezza lo ha toccato, lo ha messo in rete, quindi il gol è da attribuire a lui. 4-0 allora, ottimo il gioco espresso dall'Heracles in questo primo quarto d'ora con il Fondi che ci sta provando e adesso l'Heracles non ha la pressione di dover fare la partita, è il Fondi che dovrà cercare il modo di recuperare e rientrare in partita, ci prova Cepa Olsi ma Pompeu offre su comodamente la ripartenza, Faria. Dentro per Riso, il pallone viene deviato da Curcio in calcio d'angolo. Allora può anche gestire tranquillamente il pallone l'Heracles e andare ad affondare il colpo quando il Fondi si sbilancerà. Faria tenta a colpire il pallone di prima di Mancino, ma non riesce a dare forze, allora riparte il Fondi. Bene di petto.
Riso che mette fuori. Curcio. Cepanxelo. Cepa Olsi. Punta Valerio. Si fa vedere Josif appena entrato con il numero 5 per il Fondi. Scambia con Curcio. Scarica per Josif. Cepanxelo. La giocata per Olsi. Per Ria. Bene il Fondi, stava uscendo in maniera pulita, ma poi ci ha pensato Valerio a recuperare il pallone. Ancora Olsi però. Punta Valerio, recupera il pallone Riso. Fase confusa della gara. Allora Valerio allarga tutto per Faria, che non è mai sbagliato, però stranamente sbaglia lui un passaggio. Portoghese che è assolutamente imprescindibile per il gioco di questa squadra. Male intanto c'è Panxelo, numero 10 dell'Heracles, che in questa prima fase di campionato è stato a sprazzi incontenibile, ha fatto sì che l'Heracles potesse, ovviamente insieme anche al lavoro dei compagni, rimanere in scia delle prime classificate. Mentre non figura indistinta l'altro portoghese, Vidigna, che si è saputo in settimana, ha deciso di andare a giocare altrove, quindi non farà più parte dell'organico di mister Cardillo. Faria, il sinistro, intercettato da Cepanxelo. Diana, larga per Riso, Di Mancino sul fondo. Per Ria allora prova a ripartire subito, Curcio scarica per Cepanxelo. Invece è rientrato completamente agli ordini di Cardillo Sai, che già ha giocato settimana scorsa contro l'Arena Cicerone qui in casa. Ha anche parlato ai nostri microfoni a fine gara dicendo che è contento di far parte di questa squadra perché esprime un buon calcio. Allora eccolo, entra proprio in questo momento il numero 21 Sai al posto di Francesco Valerio. Rientrato anche Passanante per il Fondi, quindi per il Fondi c'è in campo Perria, c'è Paolzi, c'è Panxelo, Josif e Passanante. Bene Faria per Riso, scarica per Sai. Diana, Riso vuole il pallone, poi scarica per Pompeu. Sai va a ricevere questo pallone, si accentra. Faria, si è liberato tanto spazio. Contento Cardillo del lavoro dei suoi. Il tacco di Faria, molto rischioso. Sai va a recuperare, allora Riso da Diana. Zona rischiosa quella in cui sta giocando il pallone Diana, ma riesce a uscire bene Sai. Diana, che possesso palla ai limiti quasi della follia, e poi riesce Diana con un contrasto a guadagnare una rimessa laterale. Grande, grandissimo lavoro quello attuato dal numero 19 Diana, che è entrato e non ha sbagliato praticamente nulla, segnando anche la rete del 4-0. La giocata di Faria, sbaglia, allora recupera il pallone Cepanxelo, recupera ancora Diana un pallone, sale, va con Daniele Riso a giocare il pallone, mette fuori Passanante. Riso, Sai allarga tutto, no, si accentra e scarica per Daniele Riso. Faria, ancora Sai, perde il pallone, subisce fallo però da Cepa Olsi, che protesta con il signor Colella e va a prendersi probabilmente un'ammonizione. No, l'arbitro ha cacciato il taccuino per segnare il fallo. C'è stata una protesta veemente da parte del numero 10, secondo cui non c'era stato nessun fallo. Diana tenta la ruleta Sai, però
la giocata in una zona di campo piuttosto complicata. C'è Paulsi, come al solito va a puntare Faria, subisce un contatto, finisce per terra, protesta di nuovo. L'arbitro però dice che non c'è stato fallo neanche in questo caso. Sarà rimessa laterale per il Fondi, c'è un po' di perplessità da parte della panchina del Fondi, secondo cui l'arbitro sta commettendo qualche errore direzionale. Diana, Faria, contatto con Josif e questa volta è fallo. Il quarto commesso da parte del Fondi, ricordiamo. Al sesto sarà tiro libero. Sai, scambia col Riso. Bene da Diana, protegge il pallone, lo scarica per Faria. Riso dentro per Diana, ancora davanti a Perria e fa 5-0 il 19, doppietta. Grandissimo gioco espresso dall'Heracles, che con tre passaggi è riuscito ad andare uno contro uno, o meglio ha messo in condizione Luigi Diana ad andare uno contro uno con Perria e ha siglato il 5-0. C'è Paulsi, passa Nante, perde il controllo di questo pallone. È chiaro che non è facile perché ha piovuto per quasi tutta la mattinata, il campo in sintetico. Intanto ancora Diana davanti a Perria, Faria, ancora Diana davanti alla porta, sguarnita, e sigla il 6-0, tripletta per Luigi Diana, che esulta, prima tripletta stagionale. E probabilmente la prima, non sono ben informato sugli anni precedenti di calcio a 5, ma probabilmente la prima in carriera del calcio a 5 dilettantistico per il numero 19. Sai, ancora l'Heracles ad attaccare, prova ad andare dentro, mette fuori Passanante. Allora diciamo siamo sul 6-0 al 25esimo minuto di gioco del primo tempo. Ha siglato il gol del 6-0 Luigi Diana, una doppietta praticamente in un minuto, con il 6-0 segnato dopo uno scambio di passaggi fitto con Paolo Faria, che lo ha messo in condizione di calciare praticamente a porta vuota. C'era solo Josif sulla linea di porta, il pallone è passato tra le sue gambe. Allora diciamo Diana, che ha siglato questa tripletta, arriva così a quota 5 gol in campionato, più quelli segnati in Coppa Italia. Diciamo è stato il mese di dicembre quello della... E intanto segna il gol del 6-1 Passanante, con un mancino potente, buca Pompeu, e allora la porta non è più inviolata. Subisce questo gol, è 6-1, allora con comunque un Fondi che difficilmente possiamo pensare possa rientrare in partita, con 5 gol di svantaggio. Intanto in campo per l'Heracles c'è anche Valente, subentrato qualche minuto fa, è rientrato anche Zottola, ha una formazione un po' atipica. Ancora Curcio, Culi di destro, e subito un'altra occasione per il Fondi.
Ha parato però Pompeu. Diana, Valente. Zottola, sai, tenta di destro, mette in calcio d'angolo Curcio. Sai, Diana, va direttamente Valente a calciare di prima, blocca in un tempo Perria. Allora riparte il Fondi, Curcio. Ancora Curcio. Scarica per Josif. Passanante, riesce a superare Diana, poi prova a dare il pallone a Curcio, ma mette fuori Sai. Alto questo calcio di punizione battuto da Passanante. Allora si riparte con possesso Heracles, Sai, va da Valente, gioca il pallone in una zona pericolosa, subisce una manata ancora Culi, così come si è lamentato prima sul contatto con Daniele Riso. Non c'è nulla secondo il signor Colelle. Allora si riparte con la rimessa dal fondo battuta da Pompeu, Sai. Sbaglia però Valente il passaggio a cercare Zottola. Come siamo a 29:30, si gioca per altri 30 secondi e poi ci sarà il tempo di recupero. Josif. Culi prova ad arrivare su questo pallone, ci arriva, lo colpisce, ma il pallone non trova né deviazione né lo specchio della porta. Allora sarà ancora Pompei a battere la rimessa dal fondo. Diana cerca Zottola, il passaggio era una buona idea, solo che troppo laterale, allora il pallone non è riuscito ad essere intercettato da Zottola. Finisce così il primo tempo 6-1, le reti di Valerio, Zottola, Faria e la tripletta di Luigi Diana per l'Heracles. Ha accorciato le distanze per il Fondi Passanante. L'appuntamento è per il secondo tempo. Di nuovo in campo per il secondo tempo di Heracles Real Fondi, si riprende dal parziale di 6-1 per i padroni di casa, un primo tempo in cui l'Heracles ha mostrato tutta la sua qualità, 6 le reti, la tripletta di Luigi Diana, il gol di Faria, di Valerio e di Zottola. L'arbitro Colella è pronto a fischiare l'inizio di questo secondo tempo. Si parte con il possesso del Real Fondi, che attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi con un completo nero. L'Heracles invece attacca da sinistra a destra con un completo bianco-azzurro. Tenta Culi a lanciare Curcio, la rete che ha accorciato le distanze per il Fondi dopo il 6-0 dell'Heracles. L'ha segnata Passanante, numero 7 del Fondi. Tanto recupera il pallone Curcio, subisce fallo da parte di Zottola. Culi, vediamo allora se il Fondi riuscirà a trovare il modo giusto di recuperare questa gara. Riso intanto mette volontariamente fuori questo pallone per paura che il suo avversario Curcio possa recuperare il pallone proprio in una zona pericolosa di campo. Allora non vuole rischiare. Passanante prova a girarsi, ma Valerio con il fisico protegge il pallone e guadagna rimessa laterale.
Tenta la giocata Riso su Josif, non riesce a passare, allora sarà ancora rimessa laterale. Intanto discutono Valerio e Riso sulla modalità di giocata. Faria scarica per Valerio, tutto largo per Riso. Ancora Valerio cerca Riso, il pallone termina fuori però. Un Heracles che, come detto, ha sovrastato letteralmente il Fondi, che a parte qualche sprazzo con soprattutto Cepa Olsi e Cepa Anxelo, non è riuscito ad incidere. Allora ha subito la supremazia dei padroni di casa. Intanto perde questo pallone Faria, però riesce a recuperarlo anche fortunosamente. Larga tutto per Daniele Riso, è un 3 contro 2. Zottola prova a centrarsi di sinistro ancora, ma Josif intercetta. Ancora Valerio, dentro Riso, Zottola, scarica per Faria di sinistro, pallone sul fondo, ma che trama di gioco. Bellissimo scambio, rete fitta di passaggi tra tutti gli interpreti dell'Heracles. Allora passa Nante, bella la giocata per Curcio, ci mette il piede però Zottola e allora sarà calcio d'angolo. Va Curcio, Josif di destro, ci mette il piede Pompeu. Ancora passa Nante, lo scambio con Culi, scarica per il capitano Josif, tenta ancora la botta Zottola però mette fuori. Riso, Zottola, Faria, scarica per Valerio, solo che può creare gioco. Faria ancora, Riso va a puntare Passanante, si muove Zottola, Faria va a ricevere, Josif lo marca, si accentra, ancora la giocata del numero 10, però recupera Josif da terra, ancora Faria, non c'è nulla secondo l'arbitro e allora sarà rimessa laterale per il Fondi. Storce il muso Faria, secondo cui l'ultimo tocco è stato del numero 5 Josif. Allora Curcio si gira, Zottola dà un colpetto al pallone che arriva tra le braccia di Perria, lo gioca con Curcio ancora, lo recupera Faria, uno contro uno, uno contro due, adesso arriva Risa a dargli una mano, prova a cercare lo spazio per calciare e guadagna in maniera molto furba un calcio d'angolo scaraventando il pallone addosso al numero 11 Curcio. Vediamo. Tanto Zottola riceve il pallone, Faria dentro, ci mette ancora il piede Perria e poi Zottola sul tapin segna il gol del 7-1. Allora è 7-1, grande giocata Riso, Faria e poi Zottola, che come un rapace dopo la parata di Perria ha messo il pallone alle spalle del numero 99. Allora continua ad attaccare l'Heracles, Faria, Valerio, Pompeu va lungo da Riso, recupera Curcio, scarica per Passanante. Culi tenta il passaggio filtrante per il movimento di Culi, ma recupera Faria, poi ancora Curcio su di lui, il tacco malamente Cepa Anxelo, Faria allora davanti alla porta, dribbla tutti, poi mura praticamente Curcio con il corpo, si getta e riesce a proteggere la porta difesa da Perria, evitando così l'8-1, limitando i danni praticamente. Come detto anche nel primo tempo dopo il 6-0, difficilmente possiamo credere che il Fondi riesca a rientrare in gara, una squadra che è quart'ultima a 9 punti
Malissimo Passanante, credo l'abbia fatto di proposito, probabilmente perché era stato lui a toccare il pallone per ultimo, allora in maniera sportiva ha restituito il fallo laterale ai padroni di casa. Riso va lungo da Valerio, stoppa bene il pallone, la giocata su Culi che però bene recupera il pallone, lo scarica a Perria, allora prova a ripartire con Curcio, solo in mezzo a due però, tenta la giocata, non gli riesce e allora va a giocare Faria con Daniele Riso. Valerio, Riso, il velo per Faria che non poteva mai arrivare su questo pallone, ma l'idea era buona. Queste sono tra le tante intuizioni dei fantasiosi giocatori agli ordini di Mister Cardillo. Le vediamo spesso questo tipo di giocate, soprattutto Riso e Faria, che inventano calcio. Passanante tenta addirittura direttamente la conclusione, deviata da Valerio, diventa un passaggio praticamente per Pompei. Allora Zottola, Faria, Riso tenta una giocata di fino, perde però il pallone, c'è Panxera, allora cerca Curcio ma il pallone è troppo lungo, allora sarà laterale per l'Eracles. Riso cerca Zottola, ceppa Anxello, ci mette il fisico, recupera questo pallone, va da Curcio che è a campo, può scambiare con Passanante, gioca invece con Culi, si muove Passanante, Culi va addirittura alla conclusione, il pallone che termina in calcio d'angolo. Allora va Curcio, vediamo se proveranno uno schema, tutti e tre sono fermi, giocatore del Fondi, allora Curcio si lamenta con i compagni, aveva chiamato lo schema numero 2 ma nessuno si è mosso e allora il pallone è terminato addirittura direttamente in rimessa laterale. C'è probabilmente mancanza di comunicazione, c'è stato un fallo commesso da Curcio sul Riso, l'arbitro non ha fischiato, allora è stato addirittura Cepanxelo a mettere fuori il pallone. C'è stato qualche errore da parte anche dell'arbitro probabilmente nell'ambito della direzione di gara. Zottola allora restituisce anche lui il pallone al Fondi, data la sportività degli ospiti. Zottola, Riso, lungo per Faria, di testa scarica per Valerio, bella giocata, il sombrero, recupera Passanante, subisce fallo e allora andranno a battere la punizione Curcio e Passanante. Subito Cepanxelo di sinistro, recupera Valerio, riparte Riso, Zottola protegge, si gira, tunnel su Curcio, Faria, ancora Zottola, bellissima la giocata del Formiano, il numero 5, poi para Perria, rimessa laterale, gioca subito con Riso, prova ad andare dentro, non c'è nessuno, allora riparte il Fondi, entra Cepaulzi al posto di Culi, malissimo Cepanxelo, Riso davanti a Perrio, il pallonetto, recupera però Cepanxelo, fallo battuto subito da Passanante che cerca Cepaulzi. Valerio spacca il campo a metà, va davanti a Perria, va dentro da Faria, il pallone viene deviato da Cepaulzi in calcio d'angolo, ma quando ha questi strappi Francesco Valerio nessuno può prenderlo, l'abbiamo visto spesso e volentieri in questa prima fase di campionato partire proprio dalla difesa e spaccare a metà il campo come ha fatto in questa occasione. Riso, il gol dell'8-1 dopo lo scambio con Vincenzo Zottola, lo scarico e il gol piazzato del numero 10 al minuto 10. La deve passare prima, la deve passare. Passala prima. Passala prima, stronzo. Allora, 14ª rete in campionato per Daniele Riso, secondo miglior marcatore dell'Eracles. Tanto c'è Panxero davanti a Pompeu, non riesce a controllare e poi blocca il numero 25, poi colpo in viso
subito da Pompeu una mano alta di Cepanxelo che non l'ha fatto sicuramente di proposito. Allora mette fuori il pallone Pompeu, una botta sul naso. Un'altra cosa che stavo cercando di dire prima è che ovviamente molti errori che abbiamo visto a livello anche di fraseggio, di perdita di palloni anche abbastanza semplici da controllare. Faria, Perria mette in calcio d'angolo. Dicevo, la perdita di palloni anche abbastanza semplice da controllare è dovuta ovviamente al fatto che in mattinata ha piovuto abbondantemente, il campo è molto scivoloso e quindi il pallone schizza facilmente, non è facile da controllare. Non se lo ricorda. Intanto discute il signor Colella con Francesco Valerio, che ha avuto da dire qualcosa a Cepaolsi. Valerio fuori da Daniele Riso. Faria tenta lo scambio con Zottola, ci mette la gamba Cepanxelo. Riso cerca ancora Faria dopo lo scambio con un colpo di tacco del numero 10, passa Nante, bene, esce con Cepaolsi, è un 3 contro 2, prova la conclusione Curcio, devia Pompeu, sarà calcio d'angolo. Cepaolsi. Cepaolsi scambia con Anxelo. La giocata bene del numero 10, poi di sinistro tenta addirittura la conclusione di prima, però il pallone finisce abbondantemente alto. Allora Pompeo va lunghissimo da Riso, l'arbitro fischia però ha da dire qualcosa a Valente in panchina, non era seduto correttamente in panchina, allora l'arbitro lo ha redarguito. Faria. Valerio, Zottola, pronto a entrare anche Sai, recupera Passanante, tenta la giocata, però c'è sempre Paolo Faria a dare fastidio. Passanante bene per Curcio, ancora si allarga Passanante, ci mette però il piedone Valerio e mette fuori questo pericoloso pallone. Riso guadagna una rimessa laterale, va Faria a battere, va lungo Riso, viene incontro Zotto, la scambia proprio con il numero 5, allora Faria riceve di nuovo il pallone, va lungo da Daniele Riso, si accentra poi Faria, rientra Riso, Zottola riparte però dopo il passaggio sbagliato da Daniele Riso, il tunnel di Cepanxelo, Cepaolsi prova a entrare, un altro tunnel fortuito, subisce un fallo e allora è calcio di rigore secondo il signor Colella al minuto 15:20, l'arbitro concede un rigore al Fondi. Una buona giocata ancora di Cepaolsi, che più volte è andato a puntare nell'uno contro uno i giocatori dell'Heracles. Allora Riso discute con il signor Colella. Pompeo si fa il segno della croce e c'è Cepanxelo pronto col mancino a battere questo calcio di rigore. Vediamo se allora riesce ad accorciare le distanze al minuto 15 del secondo tempo il Fondi, a rientrare magari anche miracolosamente
potremmo dire così, in partita. Parte il capitano del Fondi e segna, pallone scagliato con forza sotto la traversa, è 8-2. Allora, 6 gol di svantaggio per il Fondi. C'è ancora qualche discussione tra i giocatori dell'Eracles, perplessi per la scelta dell'arbitro. Che in alcuni casi, devo dire la verità, ha lasciato perplesso anche me. Sia per la concessione di alcuni falli che a me sembravano non commessi, che per falli non fischiati che invece sembravano esserci stati. Passa Nante, Curcio, pallone termina sul fondo. Ancora Riso che combatte con Colella, discute probabilmente ancora sull'episodio del rigore, deve lasciarselo alle spalle perché c'è ancora, ci sono ancora 13 minuti da giocare. Eracles con questa vittoria andrebbe a 23 punti. Tiro pericoloso di Passanante deviato da Valerio che finisce in calcio d'angolo. Allora, ci prova ancora il Fondi ad accorciare nuovamente le distanze. Fondi rimarrebbe invece così a quota 9 punti, abbondantemente nella zona rossa, difficilmente potrà riuscire fuori da questo vortice negativo, anche perché dovrebbe riuscire, tanto Faria ci mette il piede, Curcio che mette in fallo laterale, dovrebbe raggiungere la nona posizione per uscire dalla zona playout. C'è il Buenaonda a quota 19 punti, una di quelle che potrebbe anche ambire ai playoff, quindi difficilmente possiamo pensare che riesca a uscire dai playout, però perlomeno tenta addirittura dalla tre quarti Young Selo, il pallone termina sul fondo, un buon mancino. Dovrà cercare ovviamente di rimanere in posizione per giocare i playout in casa, poi se riuscirà ad infilare qualche vittoria consecutiva, allora sì che il discorso potrebbe cambiare. Valerio davanti a Perria, ci mette il piedone, però è il 99 e allora evita la doppietta del numero 2 Perria, il gol che sarebbe stato del 9-2. Ancora Faria ed eccolo invece il gol del 9-2, va a segnare la doppietta il numero 10 Paolo Faria. Allora tornano a 7 le reti che distanziano l'Eracles dal Fondi, è entrato di nuovo Luigi Diana dopo la tripletta del primo tempo, vediamo se segnerà un altro gol. Comunque volevo puntualizzare che precedentemente ho detto che Daniele Riso aveva il numero 10, mentre ovviamente il numero 10 è di Paolo Faria, quindi il 14° gol di Daniele Riso è del numero 6, che è il numero appunto di Riso. Intanto il pallone tagliato offerto da Sai a Valerio, su cui non può arrivare, però c'è un cambio anche tra i portieri del Fondi, entra Bozzetto, è uscito Perria. Sai tenta
un pallonetto Faria, pallone arabo, finisce sopra la traversa, non Bozzetto ma Fiore, il portiere è entrato al posto di Perria. Faria, la giocata su Curcio, il mancino fortissimo, bloccato in due tempi da Fiore. Fiore, malissimo questo pallone rilanciato. Allora, siamo al 22esimo minuto del secondo tempo sul parziale di 9-2. Dopo il secondo gol di giornata di Paolo Faria, il 17esimo in campionato. Sbaglia il controllo del pallone Luigi Diana, allora calcio d'angolo per il Fondi, subito battuta la giocata di Cepa Olsi, Anto Giovanni, Cepanxelo dentro per Curcio, ancora Cepanxelo, pallone che termina di poco fuori, riparte Pompeo con Sai, Sai allarga tutto per Luigi Diana, scarica per Francesco Valerio, ancora Paolo Faria, Sai, il tacco per Diana, riesce a recuperare questo pallone, allora va a puntare Cepanxelo, il pallone non è uscito, ancora Paolo Faria, Sai sbaglia il numero 21 e poi sbaglia anche Curcio nello scambio con Cepa Olsi, ci mette il piede Pompeo, allora batte subito il calcio d'angolo il Fondi, Cepa Olsi si accentra di sinistro, un'altra grande occasione, ma calcia molto bene questo ragazzo. Diana, Sai, Faria, Valerio, bene ancora per Paolo Faria, Faria il tacco, va davanti a Fiore, lo supera, poi col destro ci mette però il piede Cepanxelo, subisce un contatto, Faria rimane per terra, l'arbitro però gli dice di alzarsi, una grandissima giocata davvero di Paolo Faria, una grandissima giocata, un tunnel, un gioco di suola a superare Fiore, poi il pallone appoggiato che doveva entrare tranquillamente nello specchio della porta, ma ovviamente intanto subisce questa volta fallo dopo la bella giocata di Paolo Faria, che ha tentato questa volta un sombrero, ha nel suo repertorio veramente decine di colpi e non sai mai quale aspettarti, ed è stato Cepanxelo a salvare sulla linea il passaggio, non tiro, non possiamo definirlo tiro quello di Faria. Cepa Olsi, Anto Giovanni si muove dentro Curcio, ancora va da Cepa Olsi, gioco di Cepa Olsi, ancora Cepa Olsi la giocata, però recupera questa volta, sai, il pallone si accentra, il tacco per Valente, male però, cercava Paolo Faria, invece Paolo ha fatto un movimento diverso ad entrare in aria. Curcio, Anto Giovanni, Fiore riesce a dare questo pallone a Cepanxelo ma non lo può controllare, allora Faria gioca con Sai, poi Diana, ancora Diana che tenta il poker, il pallone termina di poco fuori, buona iniziativa comunque del numero 19, Cepa Olsi si accentra, va da Cepanxelo, Cepanxelo ancora e segna il gol del 9-3. La doppietta allora di Cepanxelo, che dopo uno scambio con Cepa Olsi ha visto il movimento di Pompeo, allora ha deciso di calciare, il pallone è entrato in rete, 9-3.
Quindi oltre il gol di Passanante c'è stata la doppietta di Cepan Xelo, che non figura tra i migliori marcatori stagionali del Fondi. Passanante invece con la sua rete è arrivata a quota 6. Il miglior marcatore del Fondi è il numero 11 Curcio, che ha segnato in campionato 8 reti. A seguire Passanante, che oggi ha raggiunto quota 6. Poi ci sono con 5 reti Diana. Tenta il tiro di prima. Dicevo, poi ci sono Culi, Kerkuku e Cepa Olsi a quota 5 reti. Ma che fai? Vergognati! Non si fa così. Fiore, va da Culi. Josif, Cepa Olsi, prova ad andare lungo da Anto Giovanni, ma intercetta Daniele Riso. Va da Sai, di punta, un tiro cross, non può arrivare Valente. Allora riparte ancora il Fondi. Culi, lunghissimo da Cepa Olsi, che non controlla. Sempre per il solito discorso di cui abbiamo parlato prima, il pallone scivola facilmente sul terreno di gioco. Culi sbaglia la scelta del passaggio, allora Daniele Riso, è un 2 contro 2. Diana, ancora Riso, tiro deviato da Culi, anzi no, sarà rimessa dal fondo. Cepa Olsi, Josif, ancora Josif. Il tunnel di Cepa Olsi su Sai, 2 contro 1, va a tirare Curi davanti a Pompeu. Un tiro troppo timido e allora non ha Pompeu problemi a mettere fuori. Anto Giovanni tenta la giocata, poi va a calciare, ancora Pompeu ci mette le mani. Cepa Olsi, la giocata su Daniele Riso, ancora subisce un fallo, anzi no, riparte 2 contro 1. Riso e segna il gol del 10-3 dopo che l'arbitro non ha fischiato un fallo su Cepa Olsi. Secondo l'arbitro, o meglio, secondo l'arbitro non c'era, non sappiamo se il contatto ci sia stato o meno, se sia stata una simulazione, ma da come ha protestato Cepa Olsi sembrava esserci stato un fallo. E allora il gol del 10-3 è la doppietta di Riso, il secondo gol di giornata e il quindicesimo in campionato, quando siamo a 29-30. Fallo commesso da Josif su Daniele Riso. Va Valente sul punto di battuta. Parte il numero 3 direttamente sulla schiena di Cepa Olsi, una botta molto forte. Finisce così, Heracles batte Real Fondi 10-3 con le reti di Diana, una tripletta, poi le doppiette di Riso, Paolo Faria e Zottola e la rete di Francesco Valerio. Per il Fondi segnano Passanante e una doppietta di Cepan Xelo. L'Heracles arriva così a quota 26 punti, rimane vicino alla zona playoff, invece il Fondi rimane abbondantemente nella zona rossa a quota 9 punti. Chi vi parla è Francesco Di Luna, un ringraziamento a Giuseppe Capuano per la cura delle riprese. L'appuntamento è sul campo per le interviste.
Davide Valerio al termine di questa partita che l'Heracles vince 10-3 con il Real Fondi, una prestazione davvero importante in cui avete mostrato tutta la vostra supremazia. Sì, oggi abbiamo fatto una grande prestazione, non c'è nulla da dire ai ragazzi, hanno fatto quello che dovevano fare. Abbiamo vinto questa partita, l'abbiamo vinta anche con un largo vantaggio e creando belle azioni da gol e soffrendo poco rispetto alle partite precedenti. Diciamo anche con Luigi Diana è questo un risultato importante anche in ottica playoff, perché ci siete voi e altre 3-4 squadre che lottate proprio per la terza posizione, perché il Nettuno e il Frosinone ormai sono abbondantemente lontane a meno che di ribaltoni clamorosi, però settimana prossima andrete a giocare proprio con il Latina 2017 fuori casa ed è una delle altre squadre che lotta appunto per la terza posizione. Sì, assolutamente, ormai il nostro obiettivo è di giocarci tutte le partite così come vengono. Ora abbiamo perso anche Vitigna, cioè siamo rimasti in pochi, Napolitano non c'è più e puntiamo su chi ci abbiamo fin dall'inizio, tipo i vari Luigi Diana che oggi ha fatto un'ottima prestazione, sul ritorno di Sai che è importante, questi under che ci fanno bene, così potremmo sfruttare anche Petronzo in porta se ce n'è bisogno. Quindi giocheremo con questi qui, siamo rimasti in pochi, ripeto, Valerio, Riso, Faria, Zottola, diciamo sono i titolari, in più ci sta un Valente che stiamo recuperando e andremo così fino alla fine e ce la giocheremo con tutti. Siamo con mister Caldillo al termine di questa partita che l'Heracles vince per 10-3 con il Real Fondi, avete mostrato un'ottima trama di gioco, era il Real Fondi una squadra che comunque aleggia nella zona bassa di classifica, però avete preso la partita con l'approccio giusto e il Real Fondi non è mai stato in gara. Sì, adesso oggi è stata presa nel modo giusto, anche perché purtroppo siamo rimasti in pochi veramente, quindi sono entrati in campo i ragazzi decisi a cercare di chiudere la partita nel primo tempo. Penso che ci siamo riusciti anche abbastanza bene, anche vedendo il gol che abbiamo fatti, sono stati tutti tocchi quasi nella porta, quindi siamo entrati in porta con molta tecnica e molta precisione. C'è da dire che in Fondi però è una squadra che gioca sempre, non si arrocca in difesa, ti permette di giocare, cerca di fare le sue giocate, anche se oggi anche loro avevano delle defezioni molto molto importanti. La cosa importante a cui pensare in questa fase di campionato è ovviamente per voi la terza posizione, cioè quella per i playoff. Ci sono tante altre squadre che lottano appunto per questo terzo posto, c'è la Technology, c'è lo Sport Country Club, c'è il Latina 2017 su cui giocherete sul loro campo settimana prossima. Cosa pensate di avere in più rispetto alle altre squadre proprio per raggiungere questo risultato, cioè il terzo posto? No, noi al momento non pensiamo di avere in più qualcosa in più delle altre squadre, perché ogni squadra ha la sua peculiarità, ogni squadra ha il suo punto di forza e il suo punto debole. Noi al momento sono un paio di partite che stiamo esprimendo un buon calcio a 5, anche grazie agli avversari, perché ripeto il Fondi non è venuto a chiudersi, ci ha pressato alto. Noi di solito quando prendiamo squadre che ci vengono a prendere alto esprimiamo gioco, perché abbiamo dei giocatori molto molto tecnici, Valerio, Faria, Riso, Zottola, che riescono a uscire dalla prima fase di pressione e quindi poi ci troviamo molto spesso a giocare in superiorità numerica, un 2 contro 1, 3 contro 2, e lì effettivamente adesso cominciamo a essere letali, sbagliamo pochissimo, abbiamo sbagliato dei gol nel secondo tempo, ma forse per una questione di sufficienza, perché comunque il risultato era sicuro, ho fatto ruotare tutti i ragazzi, abbiamo provato nell'arco della partita, non so se avete notato, abbiamo provato a cambiare modulo, abbiamo giocato un 3-1 con Zottola Pivot e poi siamo passati a un 4-0, questo forse ha disorientato un po' gli avversari, perché venivano a prenderci molto alti, si allineavano e noi avevamo facilità a entrare sulle corsie esterne. Però effettivamente oggi è stata una buona partita. Noi il nostro piccolo problema che abbiamo è che dobbiamo cercare di recuperare almeno con la Cicco e Pernice, visto che Vitigna purtroppo l'abbiamo perso perché è stato chiamato in Francia da una squadra francese di A1 e con la possibilità di essere inserito nei 18 della nazionale francese. Per cui è partito il ragazzo, ha avuto questa opportunità, non ci siamo opposti assolutissimamente, la società è una società molto attenta a certe cose, quindi ha dato il via libera al ragazzo. E niente, questo è un campionato che secondo me per la terza posizione, perché le due ormai credo che siano assodate,
si concluderà sul filo di lana, quindi dobbiamo essere bravi a rimanere aggrappati al treno delle pretendenti e magari nel rush finale fare qualcosa in più, senza dimenticare che adesso inizia il turno di coppa e ci vedrà impegnati a Paliano, quindi dobbiamo centellinare le forze e fare tante rotazioni. C'è, come hai detto tu mister, qualche problema a livello di organico, però volevo fare una piccola riflessione sui giovani dell'Heracles in riferimento soprattutto a Luigi Diana, che negli ultimi due mesi ha fatto grandi prestazioni e ad oggi ha segnato anche una tripletta. Luigi è un ragazzo che si impegna tantissimo in allenamento, adesso mi sta mettendo in difficoltà come gli avevo chiesto all'inizio anno, forse probabilmente non era ancora entrato nel meccanismo di gioco perché lui veniva da altre realtà di calcio a 5, adesso sta giocando il calcio a 5 che chiediamo noi, che chiedo io, è riuscito a giocare oggi con un 4-0 e tre volte è arrivato a conclusioni davanti alla porta e non è la prima tripletta perché aveva già segnato nelle precedenti gare, in Coppa aveva fatto una doppietta e sta maturando, sta crescendo e d'altronde se ti alleni con una certa intensità con giocatori come Faria, Riso, Vidigna, Valerio, hai solo da imparare, hai solo da capire bene i meccanismi di questo gioco. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie.